Fiorentina contro Lazio, dopo la splendida vittoria nel derby, in una settimana dove i risultati non arrivano alla squadra biancoceleste, visto che Milan, Inter, Atalanta, Torino hanno già vinto e domani sera la Roma affronterà l'Empoli, la squadra su un campo difficile contro un avversario ostico ed in salute cerca naturalmente punti importanti per continuare la corsa Champions. Tant'è vero che Luis Alberto quasi fa parte esterno al posto di Lulic. Immobile, posizione regolare, palo! Il palo di Ciro Immobile, posizione regolare dall'interno dell'area di rigore. La conclusione è andata a sbattere sul palo. È ancora Immobile, scambia con Correa, ancora Ciro, limite dell'area di rigore, Immobile, il destro, gol! È un gol fantastico di Immobile con il destro, una gran botta che si insacca in rete, 1-2 con Immobile e Correa, assist di ritorno dell'argentino, è un gol bellissimo di Ciro questo. Immobile, una gran botta. Ha fatto questo che era più difficile perché da più lontano col portiere centrale, ha fatto un gran gol e rispetto a quello di prima che... lo diciamo, un gol mangiato, tanto adesso l'ha fatto. Sì. Marusic dentro, Luis Alberto all'indietro, il destro, la parata di Terracciano in calcio d'angolo, ancora un'occasione. Il tiro di Milinkovic dopo il tocco di Luis Alberto, tutta di prima l'azione della Lazio. Attenzione, Correa in area di rigore, Correa, la parata ancora di Terracciano, era riuscito a liberarsi sul sinistro, conclusione, sì, conclusione. Bloccato, o meglio deviata da Terracciano in calcio d'angolo. Possiamo partire con Patrick che avanza ad ampie falcate, dentro per Ciro, posizione regolare, Immobile a 2 per 2, il destro ancora Terracciano, la parata di Terracciano, ha calciato di destro caricando la botta, Immobile forse qui poteva angolarla un po' di più, per ancora una volta la parata di Terracciano. Azione adesso la Fiorentina ancora con Miraias, fascia destra, salta l'avversario che Radu si invola, il cross in area di rigore, no! Gol del pareggio segnato da Muriel, 1-1, se n'è andato sulla destra Miraias, ha scodellato il pallone in mezzo, andate, e Muriel ha anticipato Radu, tutto. Radu, ma sì, voleva andare in anticipo. Poi Patrick prova ad allontanare, colpo di testa di Milinkovic, finisce qui. 1-1, risultato forse che non serve... No. A nessuno. No. Fermati, serve Paolo, fermati. C'è una partita da recuperare, fermati. Un punto a Firenze dopo che vinci il derby serve. Il problema è che poi tu hai passato in vantaggio.